Buongiorno dall'Emporio della Solidarietà della Caritas nel quartiere Niguarda in via Padre Monti. Tra poco spiegheremo perché ci troviamo qui. Prima i dati di ieri. Ieri c'era stata la discussione sul passaggio della Lombardia da zona rossa a zona arancione, ma questa discussione è stata raffreddata dai nuovi casi quotidiani comunicati ieri. Infatti 8.448 solo ieri, il 20%, il 22% rispetto ai tamponi, il doppio rispetto all'altro ieri, un quarto del dato nazionale. E poi 202 decessi solo in Lombardia. La provincia di Milano è la più coinvolta e sono stati sensibili gli aumenti di nuovi contagi ieri nelle province di Varese, Como, Sondrio e Mantova. Monza Brianza 894. Ma non si può guardare soltanto la curva dei contagi quotidiani, c'è un'altra curva a cui fare molta attenzione, è la curva del malessere sociale, come ci dice il nostro ospite che è qui vicino a me, Luciano Gualzetti, che è il direttore della Caritas Ambrosiana. Perché è importante guardare anche alla curva del malessere sociale, Luciano? Perché ci sono persone, intere famiglie, lavoratori che non hanno più le condizioni per vivere e mantenersi, si rivolgono a noi ancora persone per la prima volta. Dopo un leggero calo durante l'estate e nel mese di settembre abbiamo già registrato un aumento di queste persone che si rivolgono a noi. Abbiamo emesso 657 nuove card degli empori solidali solo in quest'ultimo mese. Dal 15 ottobre ad oggi, e quindi questo fa emergere una situazione veramente preoccupante anche in vista del Natale. Poveri sempre più poveri, ma ci sono anche famiglie impoverite dagli effetti economici della pandemia. Quali sono queste famiglie impoverite? Beh, sono soprattutto le famiglie che adesso devono garantire la didattica a distanza ai propri figli, hanno a casa i figli e non possono più appoggiarsi sulle mense scolastiche. Sono persone che avevano un lavoro precario, avevano il lavoro in nero, riuscivano a stare a galla con questo, ma adesso non ce la fanno più.